Sono passati ormai 3 anni dall'ultimo video che abbiamo registrato con le bici da bambino. Anche se l'altra volta effettivamente un po' di secche gliele abbiamo date. Il video Milano era andato virale, abbiamo fatto praticamente 1 milione di view e avevamo promesso che il secondo episodio con le bici da bambino sarebbe stato proprio qui al Monza Pizza Bike Park. Dopo 3 anni è giunto il momento di registrare quel video. Questo video sarà decisamente più nazzi dell'altra volta. Dobbiamo veramente testare il limite di queste bici a sto giro. Io prevedo grossi telai aperti. Rapido test per capire se le bici resistono. Perfetta, dubitavo, hanno detto si spacca subito. Vorrei farti notare, c'è scritto action. Questa è una bici in acciaio, non è in alluminio. Noi ce l'abbiamo tutte in alluminio, però le vere bici dei tempi sono in acciaio, perché l'acciaio è proprio... Adesso vi faccio vedere dove abbiamo stoccato le bici in questi anni di fermo. Buongiorno ragazzi, vi faccio vedere questo super attico da ben 800 metri quadrati. Qua ti puoi veramente accomodare e si viene qua a ragionare nei momenti di tristezza. Abbiamo subito un ampio soggiorno. Comodamente sdraiare sui divani, molto comodi devo essere sincero. La cucina raga, veramente spaziosa con questo bancone. Vi consiglio veramente di preparare tutte le vostre prelibatezze. Guardate le stronzate ragazzi, qua abbiamo le nostre biciclettine da bambino utilizzate nel video di 3 anni fa. Direi che le portiamo un attimo fuori, dobbiamo dargli una controllata perché appunto come vi dicevo è 3 anni che sono rimaste qua dentro ferme nello sgabuzzino del Monza Pizza Bike Park. Le bici sono tutte e quattro qui, hanno un po' di difettini. Gomme completamente a terra, selle un pochino ballerine, ciupapi mugnagno, catene completamente cadute, cerchi completamente storti che si bloccano. Vorrei farvi notare ragazzi che però la bici del presidente è perfetta. Si sono veramente stupito dal fatto che questa bici qua, raga, freni inchiodano più della mia bici vera. Altra cosa molto positiva di tutte le bici sono questi bellissimi pedali che avevamo comprato apposta. Adesso li toglieremo o proveremo a togliere il freno davanti e le rendiamo un po' delle mini bici da slopestyle dei poveri. Ieri alla fine abbiamo finito tardissimo e abbiamo trasformato tutte le bici in delle mini bici da slopestyle. Come vedete tutte le bici non hanno più freno anteriore, che come ben sapete nello slopestyle non serve il freno davanti, solo freno posteriore. E poi ci è venuta in mente la chicca: ma perché non rimuovere completamente il cambio da queste bici che è tanto inutile? E quindi le abbiamo rese tutte single speed, così non c'è il problema della catena che cade ogni 2x3, che era il problema che avevamo avuto nella sfida delle bici da bambino a Milano. In tutto ciò ragazzi però c'è anche una piccola sorpresa: noi manteniamo sempre le parole date nei video e non so se vi ricordate, ma nel video con le biciclettine a Milano avevamo detto che il perdente di quella sfida doveva vestirsi da pollo, e aveva perso la sfida chiaramente il nostro mitico Pollo Reto. Qua dentro c'è un regalino per lui. Buongiorno, abbiamo un regalo per lei. Penso di aver capito. Mi sa che devo adempiere ai miei doveri. Ho dei vaghi ricordi. Hai per caso un costume da... In tutto ciò però mancano solo i nostri partecipanti a queste challenge. Vi presento i partecipanti. Come avete visto, questi sono i nostri 4 partecipanti, tra cui ci sono appunto anch'io. Sam Shorty, l'uomo del Emaio. Ivo P26, l'uomo delle battute di merda. Ma lo sai chi sono i claustrofobici? Coloro che hanno paura di Santa Claus. E poi per finire, il pazzo, l'uomo che del pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha! I nostri contendenti sono arrivati alla prima sfida, lo skinny della morte. In mezzo c'è una trave che accoglierà i nostri ragazzi verso questa avventura fantastica. Sasso, carta, forbice. Chiaramente chi è che doveva partire per primo? Ovviamente. In realtà le riproviamo finché tutti non riescono a chiudere le sfide. Però vediamo appunto chi la fa meglio. Magari c'è qualcuno che la fa, arriva uno in cancan e la fa in cancan.
Ricordatevi che ho battuto il Torquato facendo bar spin la prima volta. Direi che il vincitore di questa sfida ha dato il mezzo. Breakless è dato a Stry e Sam Shonti. Grazie. Allora ragazzi, per questa sfida faranno il bag grande. Non era questa roba che cazzo dice. No, facciamo così. Per fare, raga, quello. Se arriviamo a 10.000 like facciamo un video dove spingiamo i limiti dei trick e delle strutture complete del Monza Pizza Vaga con le mini bici. Sembrerà banale, raga, scendere da quella discesa, ma vi assicuro, quando si arriva nel raccordo con una roba del genere si rischia veramente di fare op. Va bene, no, per favore, non fate. Mettete like per favore. Allora facciamo così, facciamo una sfida di pers. I ragazzi dovranno saltare bag piccolo senza esplodere, cercare di rimanere in piedi sull'atterraggio e scendere dall'altra parte dove c'è un gradino gigante. I ragazzi dovranno arrivare da lì sopra e scendere sul flat senza mai mettere giù i piedi. L'avevo detto che non avevo paura. Io l'avevo detto. Diciamo ragazzi che il problema di questa bici qua è che come vedete aveva proprio un singolo tubo. Siccome purtroppo ci ha abbandonato una bici, però lui non ha, alla fine non ha ancora fatto il suo trial, gli prestiamo quella di Ivo. Prego. Non ti garantisco che tornerà. Beh, non è mia. Pensate che abbiamo riservato le ultime sfide per evitare di stressare troppo le bici. Cheat. A few moments later. Oh shit, not good. Sono ancora stato squalificato. Vai, 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 vai. Ma tutto io! Vi abbiamo detto che è difficile scendere al bag per questo tipo perché c'è un gradino in fondo. Basta. Vediamo se è piano, eh. No. Ehi! Niente da fare. Nel frattempo il buon Ivo ha detto che ce lo riprova. Vediamo. Ecco, copiato. No. Però ma ti rilancia via. Bastardo! No, lo dice! Bastardo! No! Bastardo di merda! Testa tutta a te! Che infame! Siamo arrivati alla seconda sfida, abbiamo avuto delle vittime grosse, piegate. Ma allora Sam Shorty è sceso giù dritto, quindi devo darlo a lui. Ma siccome non sono un giudice onesto, come nella vita, darò la seconda vittoria al Toto. Ma che cazzo! Sir! Così è che è la vita, ragazzi, la vita è ingiusta. Continuiamo, andiamo alla prossima sfida. Allora ragazzi, questa terza sfida si svolgerà proprio qui, sul mulch piccolo, e consisterà nel suonare bellissimi in aria nella maniera più creativa possibile senza fare trick. Partirà per primo il pazzo, così impara a rompere. No, non ha suonato il ragazzo. Vai Ivo, dai. Ha suonato col piede il bastardo, eh. Oh, il capitano perde. Dammi un altro try. Non ho capito cos'era. Finita anche questa sfida, ufficialmente la terza, ci ha dato un po' quell'assaggino di trick. Il vincitore, siccome gli unici due che hanno chiuso il trick sono stati Sam Shorty e Ivo. Ivo, vieni qua Ivo, applauso a Ivo. L'ultima sfida ragazzi, la sfida finale che può decretare il vincitore è ancora tutto in palio. Ragazzi, siamo arrivati come su Takeshi's Castle sull'ultima sfida, questa grandiosa avventura. Siamo qua, non ci siamo spostati di tanto, ma il contesto è sensibilmente differente. Una mitica scala. I ragazzi dovranno salire su questa scala e performare perfetto e unico ninja drop.
Non vincerà solo chi lo farà meglio, ma anche chi lo farà da più in alto. Questa è la sfida finale. Fa una caga paurosa. Ivo dove andrà? Secondo me Ivo va in cima, bastardo. Ah, è andato in cima! È andato in cima il bastardo! Si prepari perché magari non lo so, magari lo vuole riproporre a Rebbe in un anno. Quello chiude il pazzo o esplode in una maniera epica. Oh, paratissima! Mamma mia ragazzi, è veramente più sudata di un cancro. Se sto sudando, vedi le mani. Guarda, vedi, sono sudato. Manca ancora il pane, ma... Campione del mondo delle bici da bambino, un applauso per piacere. Bravo, meritato. Applauso. Cioè qui abbiamo sacrificato le nostre vite, però il perdente della scorsa sfida era uno e non ha provato niente. Niente. Che cosa devo provare? Le sfide ormai le abbiamo concluse tutte. Direi che è il momento di fargli fare qualcosa di veramente imbarazzante. Io ragazzi, ho un po' di arsura. Ah, hai sete? Ho un po' di sete. Però mi sa che abbiamo finito tutte le nostre bevande in casetta. Forse devi andare al supermercato. Che devi cosa più vicina? Al supermercato. Ma io ho proprio sete. Dare. Com'è? Beh, mi sento proprio nelle mie... Ah, c'hai due tuoi fan adesso? Tutto bene alla fine. Cosa c'è qua dentro lei? Che sta facendo qua dentro? Non vado che sì. No, guarda. Polli, ragazzi. Per favore non piangere. Ma sono le uova? Le uova sono lì adesso, sono le uova. Le uova sono. Ah, diamo di alcolici quindi? Raga, avevamo sete, Pollo ci ha preso da bere. Alla goccia. Mi raccomando ragazzi, a 10.000 like faremo i trick più peso possibili qua al Monza Pizza Bike Park. Ricordandovi che raga, non va a finire bene con queste bici. Mi raccomando, spolliciate, bella.